Ciao a tutti. Alla Camera in questi giorni stiamo votando la cosiddetta voluntary disclosure, ma si tratta del solito condono fiscale. Per di più, quest'anno diventerà un condono penale. Ma di cosa si tratta? C'è chi lo chiama rientro capitali dall'estero, in realtà è fatto anche per chi i soldi li ha nascosti in Italia. Abbiamo detto condono fiscale perché ci saranno degli sconti sulle sanzioni fiscali. In realtà è uno sconto penale in quanto darà dei veri e propri sconti per le persone che hanno commesso gravi crimini per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi. Sappiamo tutti che se uno omette di dichiarare i propri redditi, oppure li dichiara in modo sbagliato, oppure fa proprio delle false fatture per averne un vantaggio fiscale, a seconda dei livelli dei denari evasi, potrebbe andare anche in galera. In Italia in galera per queste cose non ci andrà mai nessuno. Ebbene, che cosa ha pensato il Parlamento, la maggioranza del Parlamento in questi giorni per poter fare un piacere a questi evasori, a questi grandi evasori? Evasori che hanno nascosto soldi nei paradisi fiscali o in Italia negli anni, ha pensato bene di fare proprio un'impunità totale. Queste persone rimarranno del tutto impunite per i gravi reati che hanno fatto. In cambio di cosa? In cambio del pagamento delle imposte che avrebbero dovuto pagare all'epoca. L'unico provvedimento che poteva avere un senso in questo disegno di legge era quello sull'autoriciclaggio. Cos'è l'autoriciclaggio? In realtà l'autoriciclaggio è una pratica attraverso la quale una persona ricicla il denaro derivante da attività illecita di varia natura. In sostanza, mentre quando si ricicla soldi altrui, appunto si rientra nella fattispecie di riciclaggio, quando invece si riciclano i propri soldi si rientra nella fattispecie dell'autoriciclaggio. Fino a stamattina il reato di autoriciclaggio non era stato mai affrontato dalle Camere, oggi invece nel testo di legge passa questo reato di autoriciclaggio. Noi abbiamo monitorato affinché questo accadesse, abbiamo seguito il provvedimento passo passo in Commissione Finanze ed eccoci qui. Perché però alla fine la maggioranza e il Partito Democratico non riescono mai ad essere legali fino in fondo? Perché in sostanza devono mettersi d'accordo sempre con i grandi evasori, ovviamente, anche quando regolamentano questo reato. Per cui è venuta una regolamentazione di questo reato di autoriciclaggio fittizia, fondamentalmente. Perché che cosa succede? Che una persona non viene punita per autoriciclaggio se i soldi, magari derivanti da un'attività non pulita, piuttosto che andarli ad investire in un'impresa o in un'attività finanziaria, se li gode personalmente. Quindi, francamente, questa cosa non ci ha convinti per niente. Che cosa significa il godimento personale? Che se io prendo questo denaro e lo vado a giocare in una slot machine, allora a quel punto me lo sto godendo? Non solo. Anche nel primo comma dell'articolo che vi sto descrivendo c'è un'altra locuzione che non ci convince per niente, perché sarebbe punibile per questo reato solo chi concretamente si adopera per occultare questi soldi. Ma mi dite quando una persona astrattamente potrebbe mai adoperarsi per occultare dei soldi? Quale sarebbe la linea di demarcazione? E perché si crea questa ambiguità? Si crea questa ambiguità per agevolare i soliti noti, le persone che a quel punto potranno avvalersi di legali, magari strapagati, che in giudizio potranno far valere le loro ragioni, laddove invece nell'ambiguità una persona che magari non avesse queste opportunità a quel punto perderebbe la possibilità di essere adeguatamente difeso. Secondo la maggioranza non si tratta di un condono fiscale, in realtà secondo noi si tratta proprio di un condono fiscale, perché il provvedimento che stiamo adesso approvando alla Camera contiene uno sconto sulla sanzione riguardante la mancata dichiarazione all'interno della dichiarazione dei redditi di capitali detenuti all'estero. Oltre a questo sconto fiscale vi è un altro che riguarda uno sconto del 25% sulla sanzione riguardante il mancato pagamento, il mancato versamento dell'IVA, dell'IRES e dell'IRPEF, sempre riferita a quei capitali detenuti illegalmente all'estero.
Inoltre, non solo riguarda i capitali all'estero, ma anche i capitali detenuti in Italia. Ciliegina sulla torta. Il provvedimento è costruito in modo tale che le tasse possano rientrare in Italia, ma i capitali detenuti all'estero possono tranquillamente rimanere dove sono.